Allora, grazie a tutti per l'invito. Io vi parlerò un attimo brevemente di un altro progetto Governance and Information, sempre un LIFE, che si chiamava CSMON LIFE, ok, l'acronimo orrendo, lo ammetto, che starebbe per Citizen Science Monitoring, cioè un progetto che prevedeva il monitoraggio di varie specie target tramite un approccio di Citizen Science. Fondamentalmente avevamo scelto alcuni organismi target di varie specie, di vari gruppi, quindi dagli animali alle piante, addirittura i licheni, sono un lichenologo, scusatemi, e l'idea era di coinvolgere i cittadini nel riportare osservazioni georiferite e verificabili di questi organismi. La citizen science è un approccio che va per la maggiore, specialmente nel nord Europa e in America, tanto viene fatta nascere circa 118 anni fa esatti, a Natale, negli Stati Uniti. Nel Natale del 1900 la Audubon Society, che era una società ornitologica americana, decise di tentare di convincere gli americani che facevano tradizionalmente la Christmas Bird Hunt, cioè si dividevano in gruppi di amici e vinceva chi portava il mucchio di cadaveri più grosso, cioè andavano a cacciare uccelli. E questi qua hanno convinto, questi americani, invece di portare il mucchio di cadaveri, di portare segnalazioni di uccelli. Cioè hanno convinto degli americani a non sparare, una cosa bellissima, un successo veramente epico. Quindi noi abbiamo affrontato diverse specie target legate a diverse tematiche, dal cambiamento climatico alla qualità dell'aria, alle specie invasive. Alcune specie che già conoscete, l'ailanto, abbiamo chiesto ad esempio di monitorare, ovviamente i parrocchetti, gli scoiattoli, anche grazie alla collaborazione con USAID Rats, i parrocchetti, il giglio di mare e altre specie rare, e anche i licheni per misurare la qualità dell'aria. Devo dire che la cosa ha avuto un discreto successo e abbiamo raggiunto dei risultati notevoli, di cui vi darò alcuni numeri. Inoltre abbiamo messo in piedi un sistema di controllo e verifica di qualità del dato, poi ci torno perché effettivamente è un problema abbastanza complicato, ne parlerò soprattutto domani durante, quando parleremo di dati e dati raccolti dai cittadini, ma il problema era che i dati raccolti dai cittadini nella citizen science diventano lettera morta se poi non fanno parte di un processo decisionale, cioè se io non uso i dati che il cittadino raccoglie, che cavolo gli faccio raccogliere a fare? Molti progetti di citizen science, anche in Nord Europa, hanno come focus puramente la parte informativa, cioè molta citizen e poco science. Invece noi abbiamo bisogno di dati, big data, e di conseguenza l'uso dei cittadini può permetterci di raccogliere questi dati, che però devono essere verificabili e verificati. Se non sono verificabili, ovviamente i decision maker e i ricercatori non li usano, e se non li usano, ripeto, restano lettera morta. Abbiamo messo in piedi un sistema per cui i dati del cittadino, raccolti tramite una app col cellulare, venivano verificati tramite un protocollo molto rigoroso che coinvolgeva anche esperti, tra cui Daniele, che ci ha verificato gli scoiattoli, ci ha validato molte delle segnalazioni di scoiattoli, e in questo modo questi dati poi confluiscono nei grandi aggregatori di dati di biodiversità, che sono ovviamente a livello internazionale il GBIF, il Biocase, ma soprattutto il Network Nazionale della Biodiversità del Ministero dell'Ambiente, che per noi era fondamentale come interlocutore. Cioè quei dati adesso possono essere usati per le decisioni. Molti dati sono dati triviali, perché che sappiamo che l'ailanto è ogni 10 metri dappertutto, vabbè. Però ad esempio i dati degli scoiattoli o dati di molte altre specie possono essere di rilevante interesse. Alcuni numeri, 15.000 cittadini coinvolti attivamente o con l'app solo 5.000 circa che hanno mandato segnalazioni, più tutti quelli che hanno partecipato ai vari BioBlitz e altri eventi come gli eventi Scopri Natura, l'abbiamo chiamato, cioè passeggiate naturalistiche, grazie ai colleghi della direzione generale, della direzione, come si chiama, Ambienti e Servizi Naturali della Regione Lazio, che hanno collaborato molto attivamente al progetto. 25.000 osservazioni raccolte, se ci pensate, considerando che parlando di citizen science, c'è un progetto che si chiama Artportalen, è danese, svedese, loro raccolgono una media di 2.000-3.000 segnalazioni al giorno, noi 25.000 in 3 anni e mezzo, effettivamente è un po' frustrante come numero, però se voi andate a vedere, loro hanno l'1% o il 2% di segnalazioni corredate di un'immagine, quindi verificabili. Alla fine il rapporto non è tanto a nostro sfavore, perché tutte le osservazioni che raccogliamo, ripeto, sono verificate e verificabili. Tra i 15 e i 20 milioni di cittadini raggiunti, essendo un progetto governance and information, effettivamente era rilevante come numero e l'abbiamo raggiunto.
In più, un evento che è stato molto importante verso la fine del progetto è stato questo, l'abbiamo fatto in collaborazione con il WWF, Urban Nature, cioè siamo andati a coinvolgere i cittadini in una scaccia al tesoro, è stata una cosa divertentissima. Abbiamo dato un'ora di tempo, il 15 di ottobre, a squadre di 4 cittadini, in totale 600 partecipanti, in 30 città d'Italia e su 20 specie target. Abbiamo raccolto in un'ora 2000 segnalazioni. 2000 segnalazioni con un tasso d'errore poi del 25%, il che non è male. Se ci pensate, normalmente nelle attività di citizen science il tasso d'errore va dal 10 al 40% a seconda degli organismi. Ce ne sono più difficili, in Kenya ad esempio, ce ne sono più facili, l'elanto è impossibile sbagliarlo, o quasi. Quindi questo dato si collega poi a quello che voglio dire, che è l'informazione. Qua alle spalle avevamo il WWF. Il WWF è una macchina per uccidere quando si tratta di fare comunicazione, sono bravi e sono riusciti a coinvolgere rapidamente molte persone che hanno partecipato attivamente e hanno fatto un qualcosa di enorme, perché 2000 segnalazioni in un'ora non ce ne hanno nemmeno appunto quelli dell'Art Portalen svedese, e che è veramente una cosa unica in Europa. E infatti comunicazione, ripeto, è stato un progetto di governance of information, quindi information era la parte più importante. E questo ci ha posto davanti a delle problematiche non da poco, perché la prima problematica è stata con chi parlavamo, i cittadini, siete senza dei cittadini, sì e no. I cittadini erano il nostro target principale e iniziale, il che è vero, presuppone delle strategie di comunicazione molto particolari. Infatti, ovviamente quando si parla di specie aliene, poi la comunicazione, come ha detto Sandro giustamente prima, è molto difficile, perché specialmente certe specie, poi ci torno, sono difficili da affrontare. Infatti, quando abbiamo cercato di coinvolgere il WWF direttamente in una campagna che riguardava appunto le specie aliene, ha detto no, un attimo, discutiamone, perché per noi è difficile trattare quell'argomento. Il problema è che i nostri interlocutori però sono al contempo anche i ricercatori, scusate l'immagine stereotipata dei tre al microscopio, ma vabbè, è quello che ho trovato su Google, e i decision maker. Perché noi da un lato dobbiamo convincere i cittadini a partecipare, ma dall'altro dobbiamo dimostrare a chi poi i dati li deve usare, che quei dati li può veramente usare. Ok? E specialmente per quando si parla con i colleghi, io sono all'Università di Trieste, con altri colleghi ricercatori, quando si parla di citizen science la prima risposta è no, quei dati lì non sono scienze, non li uso. Eppure magari inconsciamente li usano. Noi italiani siamo i quarti al mondo nell'uso dei dati del GBIF per la produzione di articoli scientifici. Il Global Biodiversity Information Facility è il principale aggregatore, aggrega circa 750 milioni di record primari di biodiversità, cioè occorrenze georiferite, detta tra noi. All'interno di questo repository ci sono tantissimi dati che derivano da citizen science, in particolare da iNaturalist, quindi Stati Uniti, e dal Centro Europa. Dati che poi uno si trova nel mucchio di dati che ottiene dal GBIF senza nemmeno accorgersene, quindi in realtà li usano senza saperlo. Però se lo sanno, la maggior parte dei colleghi dicono no, quel dato non è buono, non è scientifico. Ok, da lì capite come è stato molto complicato cercare di convincere sia i ricercatori, alcuni dei quali facevano parte del progetto, sia poi i politici, i decision maker, ad accettare quei dati nel network nazionale della biodiversità, quindi a trasformarli in uno strumento utile. E questo è fondamentale, dall'altro canto, per comunicare alla popolazione, al cittadino, perché se io non dimostro che il dato che il cittadino raccoglie viene poi utilizzato nei processi decisionali, allora il cittadino non partecipa più, quindi è un po' un cane che si morde la coda, no? Da un lato chi partecipa vuole che i dati vengano usati, dall'altro chi deve usare i dati è scettico sull'uso dei dati stessi. La cosa diventa decisamente complicata. C'è poi stato un problema di comunicazione su quali strumenti usare per comunicazione. E qua si è aperta, si è aperto il vaso di Pandora. A parte che io sono diversamente giovane, di conseguenza io già Facebook mi era ostico all'inizio, e poi appena imparato a usarlo mi hanno detto che Facebook ormai è già finito, e vabbè, allora ditelo prima, no? Ma comunque, fondamentalmente da un lato c'erano i media classici, giornali, televisioni, radio, dall'altro c'è Facebook, Twitter, Instagram. In Nord Europa in particolare, siccome siamo andati a vederci le best practices di progetti precedenti, la cosa che ci insegna Nord Europa è che i social media sono fondamentali per un progetto di citizen science. Se tu fai citizen science, vuoi attirare i cittadini, devi usare i social media.
Ci abbiamo provato. Abbiamo fatto un evento a Roma, 3 milioni di abitanti e giù di lì, in centro a Villa Borghese, dove la gente ti casca anche per sbaglio, e l'abbiamo promosso solo tramite Facebook per vedere l'effetto. Era una sorta di mini bio blitz, ecco, una roba da mezza giornata, promosso solo tramite Facebook. Ci ho messo anche 20 euro di tasca mia personali per sponsorizzare il messaggio. Abbiamo raggiunto 30-40 mila persone con quel messaggio. Ok, ho detto, sarà un successo. Quante persone sono venute? Dai, vediamo chi becca il numero. 10? 0. Fantastico, ci sono rimasto come un pirla, devo dire la verità. E per i 20 euro che proprio mi no, pur non sono di Genova, sono di Trieste, però comunque anche io i 20 euro preferivo spendermeli in birra. Ma cosa ci dice questo? Due cose, o antitetico, o sono io scemo e non sono capace di usare Facebook, e nessuno dei miei colleghi è capace di usare Facebook, o forse l'impatto dei social media su certe attività in Europa meridionale, non solo in Italia, è diverso da quello che si ha in Europa del Nord. C'è un uso più consapevole forse dei social media, o un uso diverso? Non lo so, io sui social media, quando vedo persone italiane, vedo soprattutto foto di piatti, di cose del genere, di manicaretti, mentre in Europa vedo più una divulgazione di informazioni di un certo tipo. Però, vabbè, magari sbaglio io. D'altro canto, i media tradizionali hanno un effetto, almeno per me, è stato impattante in modo pazzesco. Ho fatto una intervista a Geo in Geo, 10 minuti, 500 nuovi cittadini hanno scaricato l'app e hanno cominciato a inviare segnalazioni, 500. È un'enormità, su 4.500-5.000 ne abbiamo, è il 10%. Un minuto e mezzo su Linea Blu e bamf, altri 300. Venerdì di Repubblica, 800. L'impatto dei media tradizionali, forse, almeno in Italia, in Europa meridionale, è ancora molto maggiore, secondo me, di quelli che sono i media, i social media. Però lì è una cosa che va effettivamente discussa, è un problema non da poco, anche perché ormai adesso, mentre una volta l'informazione era difficile da ottenere, era molto più difficile informarsi, adesso ne abbiamo talmente tanta di informazione che il problema, la difficoltà non è tanto andare a cercare l'informazione, ma andare a cercare l'informazione buona. Ok? Perché se voi cercate scoiattolo grigio, ad esempio su Google, trovate sia le cose positive che quelle negative. Se voi cercate i rimedi, sentivo prima del portale, adesso non mi ricordo il nome, chiedo scusa, del portale di informazione sulle specie e tutto quanto, bellissimo, però se io, il cittadino deve sapere che esiste il portale e andare a cercare sul portale. Se il cittadino cerca su Google, gli viene fuori sia il rimedio scientificamente provato per la puntura di zanzara che quello che consiglia l'alito di drago. Cioè, capite che è difficile, è veramente una cosa difficile ormai. E poi c'è l'empatia, ne ha già parlato Sandro più che esaurientemente, tra l'altro bellissima, buon che non sei un comunicatore, perché se sei un comunicatore ammazzavi tutti, veramente bellissima come presentazione. L'empatia è un complesso, chiaro, è più facile avere empatia verso lo scoiattolo grigio che verso un ottenoforo o verso delle cozze, è chiaro questo. Infatti quando abbiamo affrontato il problema dei specie aliene, noi per fortuna non eradicavamo, scusami, mi viene neanche la parola, noi solo segnalavamo, e già quello era problematico. Quando abbiamo ad esempio affrontato una specie come la nutria, ho pensato, vabbè è la nutria, capisco l'empatia dello scoiattolo, ma la nutria, Dio mio, la nutria, eh? La nutria, ragazzi, non esistono animali di serie A e serie B, la mia espressione è stata questa quando ho scritto sta cosa. Ma la cosa più bella l'ho raggiunta quando ho visto questo. Ragazzi, questo mi ha ammazzato. È meglio di avere un figlio. Questa è la mia espressione quando ho letto quello, invece. È meglio di avere un figlio. Cioè, devastante. Però capite, un articolo come questo, a mio avviso, ha un potere di fuoco molto maggiore di 10.000 articoli scientifici. E questo è il problema. Che questo scatena empatia. Ho paura almeno di questo, non ne sono sicuro, però temo che sia questo. Poi ho pensato, vabbè, è questo il siluro, è una delle specie che sta devastando le acque dolci italiane, ma ok, è il siluro, dai, insomma, capisco anche la nutria, vabbè, ma il siluro. Beh, il siluro ho scoperto che è, a parte pescato attivamente da moltissimi pescatori sportivi che praticano il catch and release, pescano e rilasciano. E non solo rilasciano,
lo spostano. Quando lo pescano lo portano in corpi d'acqua dove non c'è, specialmente vecchie cave, e lo liberano in modo da avere più posti dove andarlo a pescare. Ci sono, guardate, tantissime, queste sono alcune delle associazioni. Beh, io mi sono trovato ad andare alla principale fiera del catch and release, che è un movimento che in Italia ha un giro d'affari, ho scoperto, pazzesco, una fiera più grande, cioè a Modena la fanno, una cosa enorme, ma mi pare sono 100.000 le persone coinvolte in questo tipo di attività, con un giro d'affari, perché tra attrezzature e tutto è enorme. E ci sono un sacco di queste associazioni, sono dovuto andare a parlare di specialiena, del siluro come specialiena, davanti a gente che per divertirsi lo prende e lo libera dove non dovrebbe. Questo è come mi sono trovato a un certo punto, perché effettivamente la cosa è stata veramente drammatica. Però effettivamente comunicare in questi casi diventa estremamente difficile. Ok? Io vi ringrazio per l'attenzione, adesso anch'io concludo con un lieve anticipo. Questo è il brand del progetto mio, si è concluso nel dicembre scorso, lo stiamo finendo le ultime pratiche, perché sapete che la comunità europea è un disastro chiudere un progetto. Comunque il progetto resterà ancora attivo, se avete voglia di partecipare l'app è a gratis ovviamente, e divertitevi. Grazie mille.